È un'iniziativa che vuole confermare la centralità del Mediterraneo, della Sicilia. Quella geografica c'è, quella storica c'è, noi siamo impegnati a che ci sia quella economica. Da questo punto di vista il distretto della pesca di Mazara, assieme con il comune di Mazara, di Marsala, di Palermo e di Gibellina, hanno pensato di mettersi in rete per presentare una dimensione di attenzione alla blue economy, a quell'economia del mare che spesso viene sottovalutata o che troppe volte non sbarca sulla terraferma. Io credo che sia un'occasione per fare sbarcare sulla terraferma i nostri pescatori, i nostri amanti del mare, i nostri subacquei, i nostri sommozzatori, coloro che fanno anche archeologia marina, cioè mettere insieme la cultura e l'economia. Ed è il modo migliore per presentarci, come ci stiamo presentando come ANCI Sicilia all'Expo 2015, per presentare i territori siciliani nella loro dimensione economica produttiva, legata ovviamente a una forte radice culturale. Non chiediamo soldi a qualcuno, chiediamo che coloro che già esistono possano produrre loro ricchezza, possono essere messi in condizione di essere in rete, convinti come siamo che spesso quello che manca in Sicilia non è la qualità, ma è la quantità del prodotto. Spesso i nostri prodotti sono di qualità eccellente, ma i grandi mercati internazionali richiedono grandi dimensioni. Ecco perché l'ANCI Sicilia ha istituito un tavolo tecnico con riunioni che abbiamo fatto in tutte le diverse realtà siciliane per far conoscere agli stessi sindaci le realtà produttive del loro territorio e poi per mettere insieme coloro che producendo lo stesso prodotto, pescando lo stesso pesce o producendo lo stesso olio o producendo lo stesso formaggio non si conoscevano e in rete possono affrontare in termini anche di solidità e di quantità di prodotti i mercati internazionali. Gibellina negli anni ha lavorato moltissimo a costruire un ponte tra la Sicilia e il mondo arabo. E quindi mi aspetto che ci sia un ritorno. Gibellina ospita, intanto partiamo con l'inaugurazione di una mostra di un artista cinese e poi ospiterà queste delegazioni estere e quindi sarà un po' l'occasione per fare il punto della situazione, chiaramente per promuovere soprattutto un territorio che va dal mare all'entroterra. Quindi noi guardiamo a questo territorio, alla sua vocazione culturale importante. Ricordo che il prossimo anno completeremo il Cretto di Alberto Burri, ricorreranno i 100 anni della nascita di questo grande artista, ci sarà un evento importante che è l'inaugurazione del Cretto, una retrospettiva personale al Guggenheim di New York. Ecco, Gibellina vuole essere presente assieme chiaramente alle grandi città, in tal senso noi ringraziamo l'organizzazione del distretto della pesca ma anche il comune di Palermo, così che noi siamo piccolini, insomma ci mettiamo assieme per appunto promuovere questo territorio ricchissimo di storia, d'arte e di cultura. Tanta cooperazione con tutti i paesi del Mediterraneo, dell'Africa e Medio Oriente che hanno deciso insieme a noi di avviare progetti di collaborazione, di cooperazione scientifica e produttiva, non solo nel campo del mare, perché qui sono impegnati 20 distretti italiani, sono impegnate oltre 250 imprese e poi c'è una grande filiera istituzionale, a partire dall'ANCI, dai comuni di Palermo, Gibellina, Marsala e Mazara, dalla regione siciliana e tante istituzioni, il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa filiera, mettere insieme tante istituzioni pubbliche e private, è una delle missioni che hanno proprio i distretti produttivi. I distretti produttivi, come ben sapete, sono organismi leggeri che hanno il compito di imbandire una tavola, hanno il compito di mettere insieme istituzioni pubbliche e private per garantire lo sviluppo, soprattutto mettere insieme le organizzazioni scientifiche, perché quello che andiamo vedendo ogni giorno è che spesso quello che fa la mano destra non lo sa la mano sinistra, quindi mettere insieme istituzioni scientifiche di vario grado e livello significa per noi non solo dare un forte contributo alle nostre imprese, ma soprattutto avere le carte in regola per vendere il nostro know-how a tutti i paesi dell'Africa, del Medio Oriente e del Mediterraneo.
Oggi è una giornata importante non solo per l'agricoltura siciliana ma anche per la pesca siciliana. A Castello Utveggio abbiamo nella sala principale il riconoscimento dell'IGP dell'olio d'oliva extravergine per tutta la regione siciliana e qui presentiamo Blue Sea Land, che è un momento importante perché mette allo stesso tavolo tutti i paesi del Mediterraneo su una problematica che è di grandissima rilevanza. La sinergia tra comuni, regione e privati, perché anche questo dobbiamo sottolinearlo, il distretto della pesca che sta organizzando Blue Sea Land è un'organizzazione privata che ha della rilevanza pubblica. Tutto questo è il futuro della Sicilia, perché agricoltura e pesca sono le risorse economiche che potranno cambiare il volto della Sicilia. Da questo punto di vista la gestione del cluster biomediterraneo Expo 2015 da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura e della pesca potrà dare testimonianza e veicolare questa informazione fondamentale per il nostro futuro della qualità dei nostri prodotti, delle loro capacità nutrizionali e di tutela della salute. Speriamo che sia un messaggio che arrivi forte e chiaro, così come noi vogliamo lanciarlo. La regione, quantomeno in queste materie, in particolare nell'agricoltura, sta dando il meglio di sé. È l'assessorato che non restituirà certamente fondi europei perché è sopra la media nazionale nella spesa e raggiungiamo quasi la media europea. Quindi è un viaggio che stiamo facendo accanto alle imprese agricole e i risultati li stiamo verificando. Chiaramente è un percorso che può comportare asperità, perché quando si punta sulla qualità e c'è qualcuno che non riesce nella propria impresa a garantire la qualità, è un percorso che può avere degli ostacoli, ma il futuro è lì e il futuro è in imprese che possono garantirci la qualità del prodotto, perché senza questa possibilità il nostro mercato è destinato a non competere sui mercati internazionali. Se noi andiamo a competere sulla quantità, noi andiamo a perdere su tutti i mercati. Quando competiamo sulla qualità e con la qualità dei nostri prodotti, noi abbiamo la capacità di battere qualunque concorrenza.